Buonasera a tutti, è Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Investors Magazine Italia. L'obiettivo di Investors nei confronti dei suoi lettori, dei sostenitori, dei frequentatori dei suoi webinar è quello anzitutto di diffondere cultura finanziaria e di diffondere informazioni di alto livello relativo alla cultura che cercano i nostri lettori e sostenitori. È l'occasione questa sera per avere un ospite d'eccezione, l'amministratore delegato di L Venture Group, dottor Luigi Capello, che ci onora della sua presenza presentando la sua azienda, l'azienda che ha l'onore e l'onere di dirigere, azienda che è letteralmente un generatore di innovazione per le piccole e medie imprese italiane posizionate sul segmento della digitalizzazione. Credo che ascolteremo uno squarcio di futuro nella descrizione del dottor Capello ed è con grande gioia che passo al dottor Capello il controllo del video per potergli dar modo di iniziare la sua esposizione. Pregherei di confermare appunto il video, in modo da poter iniziare l'esposizione e capire l'operazione che sta facendo L Venture Group, il venture capital italiano. Prego, dottor Capello, a lei la parola. Bene, buongiorno. Scusate un attimo di... Questa è la presentazione. Eccoci qua, scusate un attimo di, come dire, di tecnologia, anche a noi ogni tanto crea problemi. Bene, io sono Luigi Capello, amministratore delegato di L Venture Group. Ringrazio Maurizio Monti per l'opportunità. Io cercherò di trattenervi massimo una ventina di minuti, 20-25 minuti, per parlare, per illustrarvi. Cercherò di farlo ovviamente a fondo, parlare dell'opportunità di Eleven, che cos'è Eleven, e l'opportunità di investimento. In particolare, ecco, chi siamo, quali sono i trend di mercato, dati finanziari e l'opportunità di investimento. Bene, chi siamo? Allora, noi siamo, eccoci qua, noi siamo un acceleratore di startup digitali. E investiamo le nostre risorse finanziarie appunto nelle startup e investiamo nelle fasi di crescita, cosiddette seed. Accanto a questa attività di investimento e di accelerazione abbiamo un'attività di open innovation, ovvero di attività verso le corporate per portare e andare a risolvere problematiche sempre relative all'innovazione delle corporate, attraverso contaminazioni e contatti con il mondo startup. Alcuni dati del 2018, abbiamo investito 49 milioni, diciamo, tra noi direttamente e i nostri coinvestitori, per cui noi direttamente 13 milioni, 36 milioni, i nostri coinvestitori, nelle circa 60 startup. Questo dato, come vediamo, in pochi mesi, per cui 5 mesi, è aumentato a un livello di 60 milioni complessivo di investimenti nelle circa 60 startup, con 14 milioni investiti da noi e 46 da co-investitori. Questo è un dato molto interessante per far capire la potenza e la validazione del nostro modello di business. Se in questi 6 mesi abbiamo investito 9 milioni, 10 milioni sono stati investiti da terzi coinvestitori. Dove investiamo? Allora, noi investiamo in tutto il mondo digitale. Qui avete alcuni esempi, dai dati al design, all'intrattenimento, al mondo IoT, eccetera, eccetera. Ecco, tutto il mondo che riguarda il software.
Perché il software? Noi pensiamo che il software sia una grande opportunità. Come ha detto un nostro collega, ben più famoso di noi, un venture capitalist di Silicon Valley, il software mangerà il mondo. Ed è un po' questo il nostro, diciamo, il nostro angolo. Penso che per voi investitori due dati siano molto interessanti. Uno, prima di tutto, sull'asset class del venture capital. Nel medio termine, il venture capital è l'asset class che ha dato, questo parliamo di dati 2006-2015, il maggior rendimento. E all'interno dell'asset class venture capital, proprio i seed funds, per cui quella categoria tipo la nostra, noi non siamo un fondo, siamo una società di investimento, ma insomma, però parliamo del mondo seed, proprio in quell'area lì è quello che ha dato ancora di più, come dire, maggiori rendimenti all'interno dell'area venture capital. Come funziona il nostro modello di business? Beh, noi abbiamo detto che entriamo nelle fasi iniziali con un acceleratore, che è un acceleratore che si chiama Lewis Labs, in partnership con l'Università Lewis. L'acceleratore seleziona le start-up, noi investiamo all'interno di queste start-up selezionate, sono circa fino a 20 ogni anno, con uno schema fisso e con un co-investitore internazionale. Il miracolo che siamo in grado di fare è di prendere un team, perché noi non prendiamo singoli, ma team di persone, e cerchiamo di trasformarle in imprese in un arco di tempo di 5 mesi. Al termine del periodo, le start-up che presentano i risultati che hanno, diciamo, secondo i piani, quelli che hanno realizzato i numeri di budget, subiscono ulteriore per cui selezione. Chi ha raggiunto questi obiettivi viene, possiamo dire, portata da noi ai nostri investitori. Investitori che in questo caso siamo sia noi, perché continuiamo ad investire noi, ma soprattutto abbiamo vicino a noi degli angel, in particolare mi riferisco a Italian Angel for Growth, un gruppo di circa 200 investitori pronti a investire in queste fasi iniziali. La fase successiva è che ovviamente la startup deve crescere, qui si chiama la pipeline del venture capital. La startup deve crescere sicuramente attraverso ulteriori investimenti. Poi dopo si parla di Series A, ovvero di Serie A in italiano, sono i round quelli da circa 3 milioni di euro in su, che invece dove ai quali Elevator non partecipa. La startup in quel caso raggiunge valutazioni e le rimasse a superiore a 6 milioni, per cui voi capite nella riga, nella parte valutazione, vedete un po' l'incremento di valore, ovviamente sono dei range che acquisisce la startup nelle fasi iniziali. L'altra attività, come dicevo, accanto per quell'attività di investimento e di accelerazione, abbiamo l'attività di Open Innovation. L'attività di Open Innovation, che significa, sono alcune attività che facciamo per le corporate e verso le corporate, attività di formazione, attività di incubazione, molto spesso. Che cos'è questa attività di incubazione? Vogliono avere delle soluzioni che vanno a colmare dei loro gap o a definire delle nuove impostazioni su alcune tipologie di problemi. Ecco, noi cerchiamo di andare in giro nei centri italiani dove più vivaci centri di ricerca e tiriamo fuori magari dei singoli oppure dei team che abbiano delle competenze, delle capacità per queste soluzioni. E poi infine abbiamo dei partner, degli sponsor, che sponsorizzano proprio l'acceleratore Lewis Labs. Sempre nell'ambito dell'Open Innovation, mi piace ricordare questa importante partnership che abbiamo fatto con Cariplo Factory. Con Cariplo Factory abbiamo fatto un accordo di filiera per cui andiamo a offrire, abbiamo detto, incubazione, accelerazione che facciamo noi, e poi c'è tutta un'attività invece verso le corporate e dalle corporate verso le startup, invece, come dire, di competenza più di Cariplo Factory. E questa è, diciamo, l'integrazione che abbiamo fatto nella Open Innovation. L'Open Innovation che brutalmente porta ricavi per la nostra azienda. Accanto
a questo programma di questa partnership strategica, c'è stato un investimento da parte della Fondazione Carica attraverso il veicolo che si chiama Futura Invest. Qual è l'accordo? Hanno investito e oggi hanno circa un 6%, con possibilità di investire un'altra quota di circa il 6%. Dimentichiamoci anche questo aumento di capitale, perché quando investire non era previsto ovviamente questo aumento di capitale, era ottobre-novembre, e all'epoca diciamo era 6% delle azioni di allora, con un ulteriore 6% ad un prezzo di 0,72. Poi c'è stato questo aumento di capitale, per cui il secondo 6% sicuramente, come dire, deve essere diluito con questo aumento di capitale. Lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni è quello di proprio costruirci un ambiente dove le startup possano nascere, crescere e prosperare. Ed è, come dire, questo hub. Abbiamo un hub sia a Roma che a Milano. Questa è una foto di Roma. Siamo alla stazione Termini, su circa 5.000 metri quadri, dove abbiamo circa 500 postazioni, e ogni giorno entrano ed escono nel nostro hub 600-700 persone. Che vuol dire, accanto alle persone delle start-up, non è che tutti i giorni abbiamo 500 persone che si siedono, per fortuna, però accanto alle 300 persone circa al giorno, che sono, diciamo, le persone delle nostre start-up, abbiamo una serie di visitatori che sono eventi, che per eventi, visitatori corporate che vengono magari appunto a partecipare a eventi, o investitori, eccetera, eccetera. Cioè, cerchiamo di tenere vivo e di dare contaminazione tra le start-up e le aziende, che è una cosa fondamentale. Il team è abbastanza senior, ogni tanto mi diverto dicendo che abbiamo oltre 350 anni di esperienza, per cui diciamo che siamo anche gente abbastanza senior, che viene ognuno da campi ben specifici. Io lavoravo nel mondo degli investimenti e come seconda attività ho sempre un po' fatto startup, all'epoca si chiamavano nuove imprese, eccetera. Per cui dal 2013 mi occupo a tempo pieno invece di L-Venture. La prima linea rappresenta un pochino il nostro modello di business. Abbiamo Augusto Coppola nella parte accelerazione, Luigi Mastromo nella parte investimenti, Lorenzo Franchini per le exit. Sapete che il nostro modello, uno investe nell'venture, insomma, poi un giorno dobbiamo dare dividendi. I dividendi vengono fuori proprio dalle exit, dalle startup che devono maturare, e poi dalle exit. Giuseppe Tomei, Open Innovation, e Monica Cassano, Comunicazione. La parte invece un po' più di staff, diciamo, la parte amministrazione, Francesco Abbatto e Gianni Cazzola sull'Operation. Crede il consiglio di amministrazione, per cui oltre al sottoscritto abbiamo Stefano Pichini, presidente, e Roberto Magnifico, che invece è un membro appunto del nostro, che mi aiuta sulle relazioni con gli investitori. Vediamo qualche dato di mercato e delle opportunità. Prima di tutto vediamo il venture capital a livello europeo, sia per ammontare per il paese in billions, in miliardi di euro, e il numero di deal. Vedete che noi ci posizioniamo un po' a metà, siamo davanti a paesi come la Finlandia, che ha qualche milione di abitanti, la Danimarca, ecco, ma rispetto ai nostri peer, per cui noi ci confrontiamo sempre con la Germania e con la Francia, vedete che investono in quei paesi 4 miliardi e mezzo, 3 miliardi e 7, parliamo del dato del 2018, investono in venture capital, e ricordo che il venture capital è un capitale molto etico, che è necessario per lo sviluppo dell'impresa, per cui dello sviluppo dell'economia. Ed è chiaro che sono paesi che probabilmente stanno creando l'industria del futuro. Siamo un po' indietro, e tutto questo si riverbera anche nelle... così, se da una parte abbiamo meno investimenti rispetto agli altri paesi, ecco, qui è sicuramente più chiaro. 2017-2018 vedete circa 600 milioni italiani, 0,6 billion rispetto a quelli del 2017-02, per cui sicuramente siamo migliorati, ma vedete rispetto anche alla Spagna che è cresciuta, parliamo di 1,4 miliardi e circa 1 miliardo per il 2017. Però tutto questo si riversa nei prezzi,
è un po', come dire, anche un po' triste, possiamo dire, però prendiamolo anche come opportunità. I prezzi, essendoci meno risorse finanziarie, i prezzi di conseguenza sono più bassi. E allora se l'Evencio riesce a fare, per far nascere le imprese in Italia su questo tipo di valutazioni, ma farle poi espandere in Europa, per cui sulle valutazioni, se andiamo nello schema, vediamo Seed, Series A e Series B, vediamo i primi due schemi, per cui se si nasce in Italia, si esce dal nostro acceleratore, una valutazione di 1,5 milioni, si può poi andare in Francia a raccogliere i soldi anche, come dire, se la startup performa molto bene, in base a 10 milioni. Questo significa che la stessa startup che è uscita dal nostro, come dire, programma, se si sviluppa, può avere 5-6 volte il valore moltiplicatore solo perché siamo andati in Francia e abbiamo sviluppato il modello di business in maniera positiva. Quindi questo lo consideriamo una grandissima opportunità, non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo considerarla una grande opportunità. Noi pensiamo che il mercato sia pronto a decollare, ci sono vari elementi, tra cui anche una legislazione sicuramente favorevole che è stata creata per le start-up negli anni passati, ed è fatta nell'ultima finanziaria, ci sono stati fa fatti ulteriori interventi che prevedono come dire, numerose possibilità di miglioramento. Per esempio, la prima cosa, il beneficio fiscale per gli investitori dal 30% è passato al 40%, per legge è il 40%. Però occorre l'autorizzazione a livello europeo, per cui anche se uno desiderasse investire nell'aumento di capitale di El Rancho, essendo noi una holding che investe in startup innovativa, c'è possibilità di accedere a questo beneficio fiscale del 30%, che ci auguriamo possa essere poi anche del 40%, però lo consideriamo al momento come un problema positivo, ma facciamo tutti i calcoli sempre con il 30%. Poi abbiamo anche qui normative che prevedono vantaggi fiscali se la startup viene comprata dalle corporate. Abbiamo vantaggi per i fondi pensione che investono in attività, in un certo tipo di attività, tra cui il venture capital. Dovrebbe a breve partire il Fondo Nazionale Innovazione, facilitazione per i peer per investire in venture capital. E poi la partenza infine degli ELTIF. Ecco, ci sono tutta una serie di manovre che dovrebbero facilitare nel prossimo futuro come dire, l'arrivo di importanti somme per colmare quei gap che ci siamo, che avete visto prima rispetto agli altri paesi europei. A livello europeo, noi siamo sicuramente, come dire, ben riconosciuti, da due punti di vista, o in Italia. Siamo i primi in termini di deal e così siamo i più attivi in Sud Europa, secondo questi dati di PitchBook, nel 2018. Oggi è uscito un report anche sul 2019 e nel primo semestre del 2019 e siamo sicuramente i più attivi in Italia anche per questo primo semestre. Dove investiamo? Allora, questa è la, diciamo, è il mondo venture capital. Noi investiamo nelle fasi iniziali, abbiamo detto, nel mondo seed, si dice micro seed e seed, sono tecnicamente il programma di accelerazione e le fasi successive. Investiamo anche come dire, nel post seed. Come vedete, questa linea gialla che è sotto il break even. Ovvero, normalmente noi investiamo nelle startup che sono in fase iniziali, di conseguenza quelle startup magari non hanno EBITDA positivo, non hanno proprio magari nemmeno ricavi, perché hanno solo costi, di conseguenza EBITDA negativi. L'obiettivo è quello che queste startup comincino a fare i numeri. Quello che è molto importante in questo mondo del venture capital è sicuramente il consumo di cassa, quello consumo di cassa mensile. Ma l'altro dato è molto molto importante che dovete sempre guardare è il tasso di crescita delle startup. E così, diciamo, noi cerchiamo di, come dire, di investire, ci auguriamo poi che la startup prosegua in quella linea gialla e quello si chiama la J-curve del venture capital, dove poi abbiamo detto che ci sono i fondi, quelli successivi a noi, quelli del Serie 6, del Serie B, eccetera, eccetera. Chi investe
abbiamo detto che dopo di noi ci sono dei fondi di investimento, quindi abbiamo, questi sono solo fondi italiani, sono una decina e sicuramente mi pare in Francia siano oltre 100, ecco, tanto per darvi la dimensione. L'obiettivo nostro, come dicevo prima, è arrivare con le nostre forze, con quelle dei nostri co-investitori a livello europeo, in modo tale da non avere solo 10 potenziali investitori nelle nostre start-up, ma se riusciamo ad arrivare a livello europeo possiamo averne 300-400 ed è evidente la possibilità di avere dei prezzi maggiori, come dicevamo prima. Per cui il nostro sforzo è aiutare le start-up a raggiungere quei livelli. Adesso vediamo un po' di dati finanziari appunto della nostra società. Primo dato si riferisce al 2018. Ricordo che usciremo con i dati del primo semestre 2019 a settembre. Al momento posso solo ripetere quello che abbiamo il comunicato stampa di aprile sul primo trimestre, secondo il quale eravamo, come dire, in linea con gli obiettivi di piano. Comunque nel 2018 siamo passati da un totale di 12 milioni e 6 a 16 milioni e mezzo, una parte sicuramente per l'incremento del portafoglio, l'incremento degli investimenti e le rivalutazioni del periodo. Dati di ricapito del 2018, quindi riepilogo, 2 milioni e 8 investiti, 15 milioni e 500 gli asset che ho appena detto, 50, sì, vabbè, 50 milioni il valore delle migliori start-up selezionate, e un dato molto importante è quello dei ricavi, che adesso vedremo nelle prossime slide, circa 26 milioni nel 2018. Altri dati 2018, abbiamo ricavi per 3 milioni, abbiamo avuto ricavi per 3 milioni e 4. EBITDA ancora negativo, utile netto 400 mila, investimenti 2 milioni e 8 e net financial position negativa per 800 mila. Questo è un po' lo sforzo che vedete con proiezione 2019 secondo i nostri piani. Sforzo molto importante nell'area dei ricavi, abbiamo sempre aumentato in maniera consistente i ricavi, ci stiamo portando sui 5 milioni nel 2019. E ci attendiamo un EBITDA in pareggio già quest'anno. È uno sforzo molto importante, però come dire, contiamo di farcela. Quello che è importante per un investitore che investe nelle nostre start-up, per esempio in aumento di capitale, oltre ad avere il beneficio fiscale del 30%, ha, come dire, i soldi che va a mettere non vanno a pagare i costi di struttura delle fees, ma queste risorse finanziarie vanno interamente investite in startup. Sempre per la nostra strategia, che abbiamo detto che è quella delle partnership, abbiamo avuto partnership con investitori internazionali, questi ACE, con il gruppo Italian Angel for Growth, per cui IAG, avevamo un gruppo noi che si chiamava PG che si è fuso con IAG. Abbiamo una partnership con Facebook che ha aperto degli spazi, li chiamano Competence Center qui presso di noi, i nostri uffici, e Fondazione Carica. Adesso parliamo un po' del nostro core business. Abbiamo quello che è molto importante è ovviamente, come potete immaginare, la valutazione delle startup. Noi ne abbiamo classificate in quattro aree, abbiamo quelle che hanno performance, diciamo, molto limitate, quelle dove pensiamo di recuperare l'investimento, quelle ad alto potenziale, e invece quelle scarse consideriamo con ipotesi oggi di valutazioni almeno 3 volte per. Se però andiamo a vedere, questo è il numero di startup, ma se andiamo a vedere i capitali investiti, per cui al numero nel 42% sono investiti su quelle ad alto potenziale o SPAR, ma se andiamo a vedere nei capitali, vediamo che questo numero diciamo, si porta al 58%. Quindi il 58% dei capitali contro il 42% in numero di startup,
è investito nelle start-up ad alto potenziale e ovviamente nelle start. E ripeto, questo è un dato molto molto importante, vuol dire che i nostri capitali sono investiti molto molto bene, perché dovete sempre considerare che il venture capital è un asset class dove si possono ottenere importanti rendimenti, ma bisogna c'è del rischio ovviamente in questa attività. Questa attività viene proprio con la diversificazione del portafoglio, si tende a ridurre il rischio e si stima che una parte di queste startup debba fare dei grandi ritorni per dare molta soddisfazione ai nostri azionisti. Ecco, da queste immagini, da questi dati, si può percepire una parte molto buona del nostro portafoglio, saranno numeri molto importanti. Un altro elemento, direi, da tenere in considerazione è un dato di fatturato aggregato. Se vedete, noi siamo nati, come sapete, ufficialmente nel 2013, eravamo poi, come dire, eravamo partiti un attimo, un paio di anni prima nel classico garage, ma insomma nel 2013 con la presa di questa società quotata, vedete un attimino i risultati considerati nei nostri fatturati, proprio la potenza, oggi il fatturato aggregato del nostro gruppo si posiziona intorno ai 38 milioni di euro, con una crescita di circa il 50% sul 2018. E da qui è evidente la potenzialità, ecco, vedete che poi il fatturato è quello verde e quello delle star, è evidente che dobbiamo, come dire, concentrarci nelle star e quelle high potential, che sono quelle che ci daranno, che hanno uno i maggiori numeri e ci daranno sicuramente i maggiori ritorni. Qui alcune startup del nostro portafoglio come dire, che abbiamo, Soundriff, Codemotion, Impix, Manet, mi soffermerò nelle prossime slide su alcune di esse. Per esempio, abbiamo qui Codemotion. Codemotion è una startup, e questo un po' per farvi capire la J-curve. È partita nel 2013, vedete che per qualche tempo il fatturato era veramente limitato, l'investimento nostro, come dire, è stato solo nelle fasi iniziali, poi la società era cresciuta da sola. Poi a un certo punto i numeri che stanno nel grafico sono le valutazioni, per cui nei primi 3 anni la valutazione è 600.000 euro, insomma la valutazione nei primi 4 anni, poi dopodiché comincia a valorizzare la startup, ecco, e comincia a crescere di valore in maniera molto importante, ed è chiaro che il nostro valore, che è quello in fondo, lo vedete che è il valore che ci attendiamo quando è expected, quando o ci attendiamo, oppure quando è realizzato nel periodo. Anche questa Soundriff, anche qui sono valori aspettici, pensiamo ci possano essere valutazioni, trattative in corso per avere queste rivalutazioni. Le valutazioni del nostro portafoglio è proprio l'ultima riga, è proprio IFRS. Andiamo in Sure, anche questa, come vedete, è una startup che aveva qui la storia un po' più complessa, aveva un suo modello di business, il campo di teoria, poi è entrata nel mondo assicurativo, una startup che sta facendo, direi, dei numeri molto molto importanti. E Manet, parliamo di, per quanto riguarda Manet, la sostituzione delle camere di albergo, del telefono fisso col cellulare. Bene, abbiamo poi una serie di operazioni che ci stanno dando grande soddisfazione, vedete alcune, quella con, come si può dire, con il segno verde, che sono state già realizzate nei primi mesi 2000. 19, e ci attendiamo anche dei fundraising molto importanti sulle altre startup. Tutto questo crea, che impatto ha nel nostro bilancio, rivalutazione, per cui va a conto economico come dire, è in ultima riga. Abbiamo anche nella pagina successiva la exit pipeline, qui abbiamo contatti su una serie di startup, insomma, c'è possibilità di fare delle exit dal secondo semestre, per cui da questo semestre in poi, e pensiamo anche qui di dare soddisfazione nel periodo a venire. Una cosa importante, il nostro portafoglio ha 4 anni medi circa di anzianità, noi dichiariamo al mercato l'exit medio circa 6 anni, per cui è chiaro che il portafoglio pian piano sta maturando e sicuramente sempre di più negli anni a venire vedremo delle exit veramente molto importanti. Due dati sul nostro piano: abbiamo investito in startup, pensiamo di incrementare
aumentare gli investimenti in startup fino al 2022, arrivando dai circa 3 milioni ai circa 4 milioni e mezzo. Il break even raggiungerlo, come abbiamo detto, nel 2019, massimizzare il valore del portafoglio attraverso importanti, ovviamente, operazioni di ingresso di terzi investitori in conseguenza delle valutazioni e avviare un processo di exit che ci porta nel periodo a circa 15-20 exit. Aumento di capitale atteso da Piano 6 milioni, sapete che l'aumento di capitale è in corso, il diritto di opzione è negoziabile ancora per tutta questa settimana e poi c'è la sottoscrizione di capitale. Oggi le opzioni stanno andando particolarmente bene, ma direi che lo vediamo da parte finale. E voglio lanciare poi un continuity fund per accelerare quel processo di crescita delle start-up e di aggressione ai mercati internazionali. Qui ancora i dati 2018-19 e poi negli anni a venire, insomma, abbiamo detto 5 milioni di fatturato, l'EBITDA in pareggio. Il risultato netto, l'ultima riga in positivo, investimenti che saranno 3 milioni, 4 milioni e mezzo alla fine di periodo, il cash from exit che quest'anno ci ha circa 2 milioni e poi numeri molto importanti, come dire, proprio la maturazione del portafoglio. Dividendi dal 2000, dal 2000, opportunità di investimento. Abbiamo detto. Le fasi sono incubazione, accelerazione, seed. Questa è un'opportunità molto importante, questo equity gap, che questo, prima di andare in tutti quei fondi che avevamo descritto, questa decina di fondi, di cui con uno abbiamo una partnership che si chiama Indaco Fund, anch'esso della galassia della Fondazione Cario, però c'è questo equity gap, per andare a coprire questo equity gap con un fondo di continuità. Partirà per l'autunno 50 milioni, first close in 10 milioni. Ma torniamo un attimo alle venture, concentriamoci un attimo, siamo arrivati ormai alla fine. Abbiamo un portafoglio maturo, come dicevo prima, con 4 anni medi. Abbiamo sviluppato un ecosistema, avete visto questi spazi importanti a Roma e Milano. Strong investment pipeline. Lo traduco con una, diciamo, opportunità di investimenti molto forte, molto importante. Ogni anno mettiamo in pista una ventina di start-up, abbiamo detto, con due programmi di accelerazione 10-10. E abbiamo, come detto, io penso che questa opportunità possa dare alle venture grandi opportunità di ritorno. È chiaro che sempre venture capital, cerchiamo di, ovviamente, di mitigare il rischio, come diceva, però di poter dare ai nostri azionisti importanti rigore. Ecco, l'altra cosa importante è che, essendo noi una holding che investe in startup innovative, c'è un credito d'imposta per l'investitore, ha un credito d'imposta del 30%/40%. Abbiamo detto che il 40% è legge dal 1 di gennaio, ma deve essere autorizzato a livello europeo, per cui per prudenza consideriamo che sia solo il 30. Come funziona? Per le persone fisiche è un credito, un accredito fiscale, nel senso che su 10.000 euro investiti, 3.000 euro vanno ridotti proprio dalle tasse, mentre per quanto riguarda le persone giuridiche è una riduzione dell'imponibile con impatto del 7-8%. Le condizioni dell'aumento di capitale sono sicuro che tutti voi le avete già viste, però le ripetiamo: sono circa 6.135.000 il livello massimo dell'aumento di capitale, prezzo di sottoscrizione 0,55 per chi era già socio, 3 azioni contro, per cui 3 vecchie azioni contro una nuova azione, oppure bisogna comprare 3 diritti di opzione per sottoscrivere una nuova azione. Ed è ovvio che il vantaggio fiscale non è sull'acquisto del diritto, ma è solo sui 0,55. Come condizione bisogna detenere, non se lo ricordo, bisogna detenere il titolo per almeno 3 anni e non si può vendere nemmeno parzialmente. Per cui, ecco, mi raccomando, se volete sfruttare questa norma, nulla vieta ovviamente però di vendere il titolo sul durante e di
dire, di conseguire, ci auguriamo, le plusvalenze di periodo piuttosto che aspettare poi il vantaggio fiscale. Ecco, questo è il beneficio fiscale che ho appena detto, per cui ricordo che del 30% o sia per le persone fisiche come deduzione IRPEF è per cui solo per i lavori per l'IRPEF, e mentre è 30% per quanto riguarda la riduzione dell'imponibile per le aziende. Ricordo che in entrambi i casi il 30 è stato portato al 40, ma per essere operativo manca ancora un'autorizzazione dell'Unione Europea. Chi sono i soci? Allora, una società, la LVEN Holding, una società che fa capo al sottoscritto e ad altri gruppi di persone. Abbiamo poi come secondo socio Futura Invest, abbiamo la Università Luiss e poi abbiamo degli investitori, scusate, Sara Assicurazioni, che ancora investitori stati, poi investitori finanziari, prego ricordare Kairos, Mediolanum, come fondi di investimento, tra cui il fondo norvegese, il fondo sovrano norvegese, che sono nostri soci. E abbiamo circa un 50%, abbiamo mappato circa il 50% il mercato. L'opportunità di investimento, così la ricapitola, facciamo sintesi, perché vuole investire nel settore digitale, nel settore del venture capital, è una, pensiamo, ottima opportunità e anche un'opportunità unica di società quotate. Che sapete che non ce ne sono nei mercati regolamentati. E abbiamo un portafoglio maturo di scale-up, abbiamo detto 4 anni ormai di maturazione media del portafoglio, alcune di queste stanno assumendo valutazioni importanti. Pensiamo di poter fare delle validenze. Abbiamo un team veramente, veramente molto senior, molto forte, e contiamo, come dire, questo team di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo dati, e ovviamente di conseguenza ci aspettiamo grandi ritorni da parte per la società, per le exit che andremo a fare nel futuro. Io concluderei, diciamo, un po' con questa slide, per cui se qualcuno avesse necessità, eccetera, adesso so che c'è una fase di Q&A, di domande, insomma, e per qualsiasi necessità il nostro Dipartimento Investor Relations è a disposizione. Lascio a questo punto a voi. Grazie, dottor Capello. È una esposizione estremamente interessante, dove ho visto un rilievo di grande interesse da parte del nostro pubblico. E lasciando ancora un paio di minuti per formulare le domande, alcune mi dicono la regia sono già arrivate. Sì, Raffaella mi conferma che le sta elaborando per aggregarle in modo tale da poterle porre in modo coordinato. Io darei la parola per 3 minuti a Gabriele Villa, che vedo collegato con noi. Gabriele Villa di Directa Sim. Gabriele, prendi un attimo il controllo del video in modo che puoi illustrarci che tipo di supporto può dare Directa per un'operazione come quella che sta facendo Ele Venture Group e che ci ha descritto il dottor Capello. Prego. Perfetto, grazie mille Maurizio, grazie mille dottor Capello. Allora, il ruolo di Directa, come di qualsiasi altro intermediario, è quello di dare la possibilità agli investitori attuali, esistenti o anche futuri di sottoscrivere l'aumento di capitale. Qui descriviamo ovviamente quello che è il processo tramite Directa, ovviamente ognuno di voi, qualora abbia un altro intermediario, potrà replicare esattamente la stessa logica. Per sottoscrivere l'aumento di capitale nella piattaforma Directa è molto semplice. Io ho fatto login alla piattaforma di Light, vedete in alto a destra c'è il riferimento aumenti capitale e diritti di opzioni, quindi sono tutte le operazioni in essere in questo momento. Vedete c'è la lista delle operazioni che il mercato sta seguendo, ovvero MacCHL, Eleventure e Netweek. Clicchiamo ovviamente Eleventure Group e vediamo qual è la modalità operativa di adesione o di vendita. Allora, la trade date, ovvero il momento in cui
Si è verificata l'assegnazione del diritto, è stato il 5 luglio scorso. Il diritto assegnato a un codice di negoziazione, che questa è la definizione, quindi LVNX, L-Venture. L'offerta è stata di un'azione L-Venture ogni 3 diritti posseduti e, come diceva il dottor Capello, il costo della sottoscrizione è di 0,55 € cada uno. I diritti sono strumenti finanziari negoziabili sul mercato, quindi la negoziazione è possibile dallo scorso 8 luglio fino al 19 luglio compreso. Nel momento in cui un soggetto volesse mantenere, quindi conservare o procedere in modo autonomo alla vendita del diritto, può esercitare questa opzione andando a definire nella pagina iniziale, nella sezione Info 3G, questa sua volontà. Nel caso di assenza di tale volontà diretta, provvederà nell'ultimo giorno di negoziazione a vendere tutti i diritti in portafoglio. Se nel momento in cui il cliente ha manifestato volontà di esercitarli o di venderli in modo autonomo, ci sarà il periodo di sottoscrizione, quindi dal 19 luglio al 25 luglio, dove è possibile inserire il numero di diritti da esercitare. L'unica accortezza è che ci sia disponibilità economica sul conto corrente di diretta affinché si possa esercitare tale diritto. I clienti che sottoscrivono l'aumento di capitale possono ricevere le azioni immediatamente. Normalmente il mercato impiega circa 2 giorni per consegnare i titoli intermediari, quindi a Directa Sim, e noi immediatamente lo carichiamo sul dossier del cliente. A quel punto l'investitore può decidere di operare autonomamente sul titolo, fatto salvo ciò che è stato detto in presentazione. Quindi nel momento in cui dovesse decidere di vendere sul mercato in tutto o in parte l'aumento di capitale che ha sottoscritto, andrebbe a perdere tutti i benefici fiscali che sono invece caratteristica principale e diciamo così molto forte di operazioni di questo tipo. Ovviamente, nel momento in cui alla fine del periodo triennale l'investitore di Directa Sim volesse andare a dimostrare all'Agenzia delle Entrate, al commercialista, il possesso continuativo di questo titolo, ovviamente basta che ne faccia richiesta a Directa e noi daremo una certificazione del continuato possesso del titolo ai fini di eventuali controlli. Come vedete, l'operatività è molto semplice. In aggiunta, noi abbiamo un servizio di helpdesk aperto 24 ore su 24, dalla domenica sera al venerdì sera, e per qualsiasi approfondimento basta che chiamatelo 011 53 0101 e cercheremo di rispondere a qualsiasi vostra domanda. Come promesso, mi sono mantenuto nei 2 o 3 minuti canonici. Ovviamente sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda o approfondimento. Gabriele, grazie per le informazioni che ci ha dato, che sicuramente sono una puntualizzazione molto importante per il nostro pubblico. Pregherei di nuovo L-Venture di riprendere il controllo del video, dottor Capello di riprendere il controllo del video in modo da rivisualizzare di nuovo la slide di contatto, perché ci è stato poi esplicitamente richiesto da alcuni ascoltatori che hanno concentrato alcune domande e soprattutto nella parte iniziale della sua esposizione, il dottor Cappello ha parlato del Venture Hub e quindi di queste 500-600 persone che ogni giorno transitano dalla sua sede. Molto ha incuriosito che a fronte delle persone che in qualche modo costantemente fanno capo alle start-up, ci sia un movimento di persone legato ad eventi, legato quindi a far conoscere meglio probabilmente la realtà di L-Venture Group. Vuole parlarci di queste possibilità
di contatto con le venture, in che cosa consistono, se ci sono delle possibilità, delle opportunità per i nostri ascoltatori di partecipare a questi eventi o in che cosa, ecco, se riesci a spiegarci meglio la filosofia di questo hub. Sì, allora, diciamo che se poi qualcuno ha la pazienza, come dire, sul sito, poi cerchiamo di essere sempre molto esaustivi e di raccontare un po' tutte le attività che facciamo. Allora, noi sia nelle sedi di Roma che di Milano organizziamo una serie di eventi che possono essere eventi, come dire, diciamo, organizzati da terzi perché facciamo l'affitto della sala, oppure eventi organizzati da noi. Eventi organizzati da voi ne abbiamo un'infinità, sono diciamo di diverse tipologie. Quelli penso che possa interessare, se qualcuno fosse interessato, ci sono gli eventi quando noi andiamo a presentare le start-up agli investitori. Questi qua li chiamiamo il Demo Day, si può partecipare, basta scrivere magari alla mail che trovate appunto nel vostro indicato, quella dell'Investor Relations. Se qualcuno volesse partecipare, facciamo degli eventi sia a Roma o a Milano che dove presentiamo le start-up appunto agli interessati, in questo caso a potenziali investitori. Questo lo facciamo regolarmente con cadenza trimestrale. E poi ci sono altri eventi che invece possono essere eventi, come dire, di formazione, eccetera. Tutti questi sono sempre, se aperti al pubblico, sono sempre sul nostro sito. E per cui trovate sul nostro sito un pochino tutte le date di potenziali eventi dei prossimi periodi. Calcolate che abbiamo oltre 300, qui dentro ci sono 300 eventi all'anno, per cui sempre come sommatore tra Roma e Milano, capite che è una cosa abbastanza complessa raccontare così in due parole, però insomma, penso di avere un pubblico che fosse interessato a quel particolare tipo di eventi, perché quello di presentazione delle startup è nel prossimo, diciamo, ogni 3 mesi ce n'è uno. E poi altre attività, per esempio, recentemente abbiamo lanciato un programma invece di incubazione. Incubazione vuol dire che le corporate ci danno l'incarico per selezionare dei team o persone con idee che vanno a provare a, come dire, a risolvere delle problematiche. Una di queste è quella che abbiamo lanciato, è questa dell'Urban Tech. Anche qui ci saranno eventi in giro per l'Italia, per cui anche qui, se qualcuno fosse interessato, il programma è disponibile sul nostro sito. Ecco, Perfetto. questo è un po'. Perfetto. Grazie. Grazie, grazie della risposta, molto, molto esaustiva, molto esauriente e soprattutto molto interessante a mio avviso per tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza di questo tipo di eventi per conoscere appunto le nuove start-up. Alcune domande sono arrivate sul come presentare una start-up a Elevenger. Qual è se riesce a sintetizzarcelo, dottor Capello, qual è il Sì. meccanismo con cui presentarsi? Benissimo. Allora, noi abbiamo due canali di ingresso. Uno sono le startup del programma di accelerazione. A breve apriremo la call, per cui ogni 6 mesi apriamo, come dire, la call, la chiamata, insomma, e cominciamo a dire che selezioniamo startup. Anche questo si trova sul sito, le startup che possono applicare. Che possono applicare sono normalmente startup nelle fasi iniziali. Normalmente sono startup che non fatturano, hanno poco o hanno appena cominciato a fatturare, insomma. Però dove c'è un team e dove c'è un'idea, quello che è importante sono questi due elementi: team e progettualità. Per quanto riguarda poi la partecipazione pratica, bisogna rispondere a questa call e mandare una serie di documentazioni, però non è che chiediamo in queste fasi il business plan, in queste fasi chiediamo invece approfondimenti sulla progettualità di quello che si vuole fare. E questo è il primo. Secondo, siamo anche disponibili a investire nelle fasi, diciamo, successive della startup, per cui dove la startup è già più matura, dove la startup fattura, e in quel caso il canale. Mentre il primo canale accelerazione, il canale investimenti, anche lì potete tranquillamente fare riferimento a investor.relations@venturegroup.com,
In quel caso, se la startup invece già fattura, ricordo, sempre mondo digitale, e in quel caso sarà il team investimenti che andrà a valutare l'investimento nella startup. Ricordo che deve essere il team, appunto, che deve essere una startup digitale con possibilità di scalare. Quindi siamo meno interessati, oppure per nulla interessati a business locali, non so, dice io faccio un piccolo e-commerce, ecco, quello non ci interessa. Se invece parliamo di un e-commerce che può essere, come dire, svilupparsi in tutto il mondo, invece quella cosa ci può interessare. Ecco, questi direi due elementi indipendentemente sia per la parte di accelerazione che per la parte di investimento. Nel piano industriale di Elle Venture nei prossimi 3-5 anni è prevista, Sì. diciamo, l'interesse dell'investitore a entrare in Elle Venture maggiormente orientato alla possibilità di crescita dell'obiettivo del valore della società o ci sarà una politica di dividendi? Allora, sicuramente allora il nostro titolo è un titolo growth, un titolo crescita, però è chiaro che siamo anche orientati proprio per andare incontro un po' ai nostri, come dire, investitori, a chi ci dà fiducia di poter dare anche un minimo di dividendo. Ecco, però, come dire, non vorremmo essere, siamo il titolo, quello che darà i dividendi molto importanti, pensiamo invece di poter dare un minimo di dividendo di soddisfazione, ma quello che miriamo è proprio all'incremento di valore del titolo. Una domanda ancora che era isolata e quindi è rimasta un po' per ultimo. Una volta che ci si è presentati a Elle Venture con una startup, i criteri di selezione, i criteri di scelta su che cosa si basano? Quali sono gli elementi caratteristici con cui Elle Venture ritiene di ammettere una startup nel proprio gruppo. Ovviamente gli elementi, come dire, essenziali e di sintesi. Sì, allora gli elementi essenziali, diciamo, quelli che selezioniamo prima di tutto, capite, nelle fasi iniziali non abbiamo dati storici, quindi quello che si seleziona è il team, se è in grado di realizzare il piano, gli obiettivi che si è posto. Poi deve avere un prototipo, diciamo, funzionante, anche questo per farci capire, per darci sicurezza che il team è in grado a fare quello che ha promesso di fare. Deve essere, ovviamente, ci vuole qualche elemento di innovazione, una tecnologia, un processo, insomma, ci vuole qualcosa, ovviamente, di innovazione. Abbiamo detto che ci deve essere un ampio mercato e di conseguenza un business scalabile, eh? Abbiamo detto che deve essere, si deve partire dall'Italia, ma dobbiamo fare e ripetere questo business possibilmente nel maggior numero di paesi possibili, al di fuori del nostro paese. E poi ci vuole un minimo di, come dire, vantaggio competitivo che sia, ecco, sia la cosa alla mercé di tutti, ma che sia qualcosa di anche difficilmente replicabile, perché ci sono tecnologie, perché ci sono posizionamenti di mercato, insomma, ci vuole qualche valore aggiunto un po' rispetto alla concorrenza. Ecco, direi che questi sono un po' gli elementi. Li ho proprio indicati secondo quello più importante ripeto, che è il team, il prototipo, la tecnologia e l'ampio mercato. Ecco, sono un po' questi gli elementi. Adesso ho fatto sintesi di un commento che avevo fatto, ma insomma, sono questi gli elementi importanti, direi. Grazie, dottor Capello, credo che è stato estremamente esauriente nel rispondere alle domande del nostro pubblico. Se ce ne perverranno altre attraverso il nostro servizio clienti, le gireremo senz'altro alla email che è in questo momento in sovrimpressione nel video, nella vostra slide. Invito anche tutti gli ascoltatori che fossero interessati a riferirsi per ogni ulteriore informazione appunto a queste informazioni di contatto e direi che possiamo concludere in questo modo il nostro webinar. Riprendo per un attimo il controllo del video solo per ricordare che abbiamo avuto ospite Elle Venture Group, il venture capital italiano
l'amministratore delegato di Televenture, il dottor Luigi Capello, ci ha parlato dell'aumento di capitale di Televenture e della sua esperienza di questa azienda nel promuovere le startup digitali. Ringrazio sia il dottor Capello e lo staff di Televenture che ha collaborato con la redazione di Investors per la realizzazione di questo webinar. Ringrazio Gabriele Villa di Directa che con grande cortesia ha fornito al nostro pubblico le informazioni di dettaglio per sottoscrivere l'aumento di capitale sulla piattaforma di Directa. E ringrazio ovviamente il pubblico che come sempre ci ha sostenuto con la sua partecipazione, con le domande e con la propria attiva partecipazione. Un grazie di nuovo a tutti e arrivederci, buonasera con il prossimo evento di Investors Magazine Italia. Vi ricordo che domani grazie a voi, vi ricordo che domani sera alle 18 ci sarà di nuovo un webinar sulla piattaforma della nostra cugina Traders Magazine. Arrivederci a tutti, buonasera a tutto il nostro pubblico, buonasera ai nostri relatori. Grazie mille, buonasera anche da parte mia. Grazie anche da parte di Elevation, da parte di Luigi Capello. Grazie a tutti. Grazie molto a tutti.